non solo moto a questo EICMA per Suzuki, che ha portato l'attesissimo prototipo della V-Strom, l'Intruder 1500 e una rivisitazione della mitica Hayabusa. Ma abbiamo qui di fronte a noi il Burgman 650 che va a scontrarsi in un segmento difficilissimo dove sono entrati di prepotenza, oltre al noto T-Max, anche Honda con l'Integra e BMW con il C600. Tra i grandi comfort offerti dallo scooter segnaliamo le manopole e la sella riscaldate, il parabrezza regolabile elettricamente, i quattro vani e il sottosella di ben 50 litri. Resta invariato il propulsore di 638 centimetri cubi, ma scendono addirittura del 15% i consumi. Per cui la casa di Hamamatsu torna alla grandissima nel settore, in uno dei suoi tanti settori di pertinenza dove ha avuto un grandissimo successo, perché Burgman in Italia è ormai una leggenda.